Questo pomeriggio sono in scogliera sullo stretto, panorama bellissimo. Sono venuto un'oretta a provare questa canna della The Walk, la Mambica Verdue XH da 100 grammi. La canna è, devo dire che è rifinita benissimo, molto bella, nulla da dire, nulla da dire. Io l'ho abbinato a un Twin Power 8000 kg. Vediamo come si comporta magari con, adesso cominciamo con un jig da 40 grammi, che credo sia il suo range minimo. La canna è tosta, è una 100 grammi. Proviamo col salt slide da 40 grammi e vediamo se i 40 grammi riesce a lavorarle discretamente, se si sentono. Poi magari andiamo un po' a salire. Vediamo. Periodo di traina, purtroppo le barche non mancano, per cui a volte siamo penalizzati nel lancio. Dobbiamo stare attenti perché sennò trecciato si perde a gogo, e anche gli artificiali. Okay. Facciamo un lancino così, non molto lontano, con questo 40 grammi. Facciamo scendere l'artificiale. A me il salto in slide mi piace tanto, è molto adescante. Peccato di non avere al seguito un 80 grammi, perché mi sarebbe servito. C'è un po' di corrente. Qua non manca mai la corrente, lo stretto. Ho approfittato di questo momento di stanco. Il jig tutto sommato si sente discretamente nella canna, anche se credo che il suo, diciamo, range ottimale sia almeno un 50 grammi. Riproviamo con un lancio più decente, visto che la barca è passata. Qua bisogna stare attenti da mettere i piedi perché si casca, eh. Va a finire in acqua subito subito. Il jig non riesco a spararlo più lontano di quanto ho fatto adesso, ma consideriamo che ho un pie 3, quindi per cui sono un po' penalizzato nel lancio. Non si comporta male con il 40 grammi.
Porca miseria, mannaggia la miseria. Ho perso. Ho perso. Ho perso. Beh, questa è chiaramente la cernia. Niente, ho allentato la frizione al momento sbagliato. Poi l'ho stretta. Testava. Maledizione. Vabbè, è andata così. Ho testato la canna nel peggiore dei modi. Comunque. Vabbè. Pazienza. Si è sdramato.